Ci accostiamo a ogni parola con dovuto rispetto e profonda umiltà, perché siamo consapevoli del fatto che ogni parola ha in sé il logos divino. E allora parliamo ancora del coraggio, che è questa parola, come abbiamo già detto nel video precedente, la troviamo frequentemente sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Un esempio è l'episodio di Gesù che cammina sulle acque e leggiamo che i discepoli, giunta la notte, si trovano isolati sul lago in balia del vento ostile e, stremati per aver remato tutta la notte, disperano di poter raggiungere la riva. Verso le prime ore del mattino, Gesù va loro incontro in modo del tutto misterioso, camminando sulle acque. Al vederlo, i discepoli credono che sia un fantasma e si mettono a urlare, ma il maestro li rassicura: "Coraggio, sono io, non abbiate paura." Ecco che l'agitazione del mare, ovvero l'inquietudine dell'esistenza umana, non va esorcizzata o negata, ma vissuta attraversandola senza timore, come direbbero gli antichi stoici. Innalzarsi sopra le cose o le situazioni della vita comportano un giusto distacco da loro, altrimenti, come spesso accade, queste tendono a farci cadere, offuscando la nostra intelligenza ed impedendoci così di raccogliere lo spirito, il divino dentro di noi. I sentimenti di smarrimento e di paura insiti anche nei primi discepoli vanno contrastati con una fede purissima, ovvero con l'intelletto, che è la luce. Camminare immersi nella luce e tendere alla luce sempre, e questo è il vero cammino di un cristiano, perché è tutto un cammino dunque in progressione, passo dopo passo, rinuncia dopo rinuncia, distacco dopo distacco. Un cammino che impegna l'intelletto attivo, distaccandosi dall'ego che trasforma l'intelletto attivo in passivo. E ci vuole coraggio, fare atti di coraggio perché sia lo spirito a inondarci con la sua potenza di luce. Occorre essere attenti e impegnare l'intelletto attivo, illuminato dal divino, perché anche noi possiamo compiere il salto decisivo verso una dimensione totalmente nuova, una dimensione trascendente. Bisogna fare quel salto nella novità divina. Come disse Benedetto XVI nella notte di Pasqua del 2006, senza paura ma con coraggio ed entusiasmo, perché tutto sia una esplosione di luce, di vita e di gioia, divenendo noi stessi luce, vita, gioia, come ha detto Carlo Maria Martini. Per concludere, mi viene spontaneo dire che solo chi è a contatto di persone coraggiose può realmente capire cosa significhi questa parola. E sto parlando di chi ha una fede così profonda, così radicale, così pura, che davvero darebbe la propria vita per il divino, unico bene necessario. A questo proposito vi leggo alcune parole che lo rispecchiano profondamente, che ho estrapolato dall'ultimo editoriale di Don Giorgio e che si intitola Pasqua e Resistenza. Quindi ecco le sue parole: "La pace senza la giustizia non sta in piedi, o meglio, non è pace. Qualcuno mi dirà che le prime parole del risorto rivolte ai discepoli sono state: pace a voi, ma i discepoli in quel momento non avevano bisogno di sentir parlare di giustizia, anche se poi diranno tramite l'apostolo Pietro davanti al popolo ebraico: voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino." Atti 3:14. Gli apostoli erano chiusi in casa, pieni di paura per i capi giudei che avevano appena fatto uccidere il loro maestro, e il maestro appare loro risorto per dire: "Sono qui con voi, vivo più che mai." E il risorto in realtà quale pace aveva promesso ai discepoli? Se tra i beati ci saranno anche i pacifici, ovvero gli operatori della pace, Cristo dirà anche: "Beati voi,
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Operare per la pace significa allora resistere al male, opporsi al maligno senza cedere mai, senza mai alzare bandiera bianca, senza venire a patti col diavolo. La qualità specifica del credente è la resistenza, ovvero contribuire con il risorto a realizzare il disegno del Padre in questo mondo, con una lotta a oltranza fino a quando resterà anche una sola zolla nelle mani del maligno.